me Torino è una città splendida, è una città a misura d'uomo, con le sue piazze, con i suoi monumenti, con le sue tracce del passato, ma anche una presenza importante dell'ambiente. Il fiume che l'attraversa, le colline che sono così vicine, rendono la vita a Torino per chiunque assolutamente piacevole. Pochi luoghi raccontano la storia della città come Piazza Castello. Proprio in mezzo, Palazzo Madama è un vero e proprio racconto visivo delle vicende di Torino. Il gusto, la cucina a Torino sono sempre stati un riferimento importante. Passeggiando per le vie del quadrilatero romano possiamo ripercorrere un po' di storia del gusto torinese. Il profumo delle spezie, pensiamo all'orzo, al lupolo che hanno originato i primi birrifici d'Italia e il cioccolato. Siamo in un locale solo apparentemente insolito per Torino, una pescheria. Beppe Gallina oggi propone ovviamente pesce di mare, ma la sua famiglia può raccontare proprio la storia del pesce di Torino negli anni. Se venite a Torino non potete non assaggiare il vermouth, che rappresenta tutta la storia di Torino. Nasce come prodotto farmaceutico, nel corso del tempo si evolve come prodotto di beva d'eccellenza e rappresenta tutto ciò che è eccellenza a Torino e in Piemonte. Al confine del castrum romano c'è una delle zone della città che per prima si è aperta al mondo contemporaneo. È il mercato di Porta Palazzo, dove la convivenza tra le culture e gli strati sociali la fa da padrone. Torino è sempre stata una città molto contaminata. Secondo me sicuramente è capitale del crossover, perché ho visto delle cose così varie e così diverse che mi hanno sempre molto sorpreso. Sicuramente Torino si può definire una capitale dell'arte contemporanea. Noi siamo stati una delle prime ex fabbriche che erano abbandonate, che appunto sono state riconvertite in centri espositivi museali. Dopo di noi ci sono state molte altre, rendendo quindi sicuramente Torino una delle città dal punto di vista d'arte contemporanea più interessanti. Villa della Regina è una delle chicche più straordinarie, più nascoste e meno conosciute di Torino ed è una delle pochissime vigne urbane che ci sono in Europa. Uno degli edifici simbolo di Torino è anche uno dei suoi musei più originali e interessanti. La Mole Antonelliana, progettata da Alessandro Antonelli per essere una sinagoga, è diventata il Tempio del Cinema, nella città del cinema per eccellenza. Avere la più grande collezione egizia ospitata fuori dall'Egitto a Torino significa collegare questa città ad un discorso internazionale. Questa collezione rende per sempre Torino la capitale culturale che può sedersi al tavolo con le grandi capitali europee.